adesso siamo 148 e 30 di vesti di chile e dice per 25 chilo 141 e 2 subito dopo si può preparare il portato Roberto con Open Corsa team special time tiro pronto pronto 3 2 1 via. Il numero da battere non ce l'ha fatta, poi arriva portato, non fate una fretta con un accento, no scusate non è vero, allora portato Roberto arriva entri due, in campo caro. Siamo con Brunetti Michele, campione regionale dell'Hi-Fi Center, ecco praticamente lei è campione regionale. In realtà questa gara qui a Melfi è una gara importantissima, lei come sta notando l'evolversi di questo evento? È arrivato. È stato un bellissimo evento, spero che continui così fino a stasera. Per adesso abbiamo fatto questa finale regionale, speriamo che alle finali nazionali andrà. Lo schienale è chiuso. Speriamo che alle finali nazionali andrà lo stesso. Se vuoi Carmine puoi abbassare solo lo schienale, questo qua. Ecco, quindi in realtà lei è stato campione regionale. La traccia da utilizzare è la traccia 10, vero? Sì, precisamente nella categoria SPL. Bene, bene, bene. Quindi lei tenta questa volta anche di vincere. Michele, non ti emozionare, procedi tranquillamente. Dai. Vero, vero? Sì, speriamo di vincere. Tappa verissima la mamma stessa. Speriamo di, insomma, l'anno prossimo per le finali nazionali di avere lo stesso risultato. Beh, comunque attrae molto pubblico questi eventi che voi fate, vero? Sì, molti. Ho notato che quest'anno, a differenza di altri anni, c'è molto più pubblico. C'è stato il boom praticamente. Sì, speriamo che continui così. Insomma, che magari ci stanno anche più, tante più macchine, tanti altri ragazzi in più. Perfetto. Il campione mondiale One Bus di gara porte, campione italiano. Ecco, come si fa a vincere un... Beh, dopo tanti anni comunque si è fatica, siamo riusciti a arrivare a un obiettivo che volevamo, semplicemente questo. Nella preparazione bisogna ben preparare le porte. Bisogna ben preparare le porte perché comunque sia ci sono sempre concorrenti più al di sopra di te. No, e niente, siamo riusciti in questo evento. Ecco, vediamo un attimo le porte, prego, si tolga. Le porte, ecco, lei con questa vinto. Sono 500 watt a cassa. Non lo so, faccia lì il conto. Ma non è il problema della quantità, è il problema della qualità. Sì. Grazie. Sei già pronto? Grazie, grazie. 3, 2, 145, 9, 2, 1, stop. In questo momento vedete una giuria molto tecnica, molto valida, come si può vedere dalle immagini, e si sta esprimendo, ecco, vedete, computerizzato tutto, professionale, praticamente stanno in realtà misurando la pressione, e quindi in questo momento c'è l'azione di un'altra macchina, il pubblico è notevolmente presente a questo evento, è proprio con l'organizzatore dell'evento, ecco, alla fine. Mi scusi un attimo, in questo momento per quanto riguarda questo tipo di categoria quanti sono i partecipanti in tutto? In tutto? Tutto sono 85 macchine, si dividono per categorie, le categorie precise di ogni macchina non la so perché ne sono tante. No, queste quindi... categorie sono 85. No, in questa categoria non sono 85 macchine, in totale sono 85 macchine da selezionare per ogni categoria, quindi possono essere 10 macchine in questa categoria. Adesso come sta andando per questa categoria?
andando bene, sta andando bene, stanno facendo numeri importanti, numeri insomma di certo rispetto. Le macchine si stanno scontrando una finale nazionale. E niente, in pratica adesso vedremo un po', perché appena iniziate adesso piano piano usciranno. Volevo chiedere, finora voi avete esaminato Basilicata, Puglia, Campania? No, io praticamente faccio il responsabile Puglia e Basilicata per la gestione delle gare CPL e One Bus, poi il resto non mi occupo più. Ultima macchina di questa categoria di oltre due, da 5 a 1, vuoi fare la seconda prova? Ok. Cristian, 145 a 1. Cristian, un'agonia. Pronto, 3, 2, 1, via! Leonardo Colaggio, che se voglio dire in campo gara, grazie! Esce vincitore, Brunetti che viene e con un nuovo regolare di 148 e 3. Il nuovo vincitore. Appunto
passione di mio padre, che poi l'ha trasmessa a me e mio fratello, e quindi noi la portiamo avanti insieme a lui. Bene, e giustamente la passione quindi su quanto ce l'ha vicino. Cosa? Sono video musicali, lui adora i video musicali, musicali per... Quindi è appassionato di musica? Sì, assolutamente sì. Video clip musicali? Sì. Ma se ascolta la macchina da bene... È un scappiato, è un prototipo. Come viene fatta? È tutta fatta in vetro resina, tutta in vetro resina, poi l'ingegno e il design che abbiamo avuto noi. Come? Bisogna mettere
sì, al punto giusto. Al punto giusto, benissimo. Squadro che prende un punto del vetro orizzontale e verticale. Perfetto, questa in realtà consente di mettere il pressimetro all'interno del composto giusto. Categoria è la pressure max, dove si misura la massima pressione della sezione sub con del computer che misura i decibel.
adesso ho fatto tutto il campionato, oggi mi sono classificato primo regionale, adesso aspettiamo la finale a Rimini, vedremo cosa riusciamo a fare. Bravo, ecco, parteciperà alla finale a Rimini. Sì. Dov'è? Manfredonia, provincia di Foggia. Bene, bene, ecco, lei è amante, vero? Della... Sì, questa è una passione, se hai passione vai avanti, non è una cosa che uno può comprare e va avanti, deve avere solo passione. Perfetto, bene, ecco, lei ci deve tanto tempo, ci sta. Sì, sì, quel poco di tempo che abbiamo, già lavorando, 2 ore al giorno, un'oretta, quando si può si riesce a fare un po' di tutto. L'organizzazione come ne passa questa diretta? L'organizzazione è stato un bel raduno, in tutto, sa come è posto, diciamo che è andato tutto per bene, vediamo fino alla fine. Ringraziamo il campione regionale Falcone oggi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, questo è il primo numero, questi numeri qua sono stati presi dei numeri delle macchine, quindi il numero che avete sulla macchina... Sì. Che numero, eh? 3. Quindi il numero 3, che c'è la macchina, è Brunetti Michele, ha vinto un kit di neon sotto scocca. Io vedo un numero mezzo, ma sfortunato. 45. Cristian Carrieri ha vinto un kit. Da chi è apparsa l'Italia, sta prendendo a casa. Cristian Carrieri, dove sta? Cristian 83. Filippo Carpinone, Ibiza, Seattle Ibiza, chi è? Ci sta? Saluto. Sei tu? No. Allora, hai vinto un kit a te più grande, eh? Germano, no, non è lui, non è lui. No, Filippo. Io perché non c'è più. Le qualità. Io, Sessanta, Alessandro Falcone con Fiat Bravo. Hai vinto un kit di neon sotto scosso. Vorrei tutti e tre qui davanti, vorrei a Ventriglia Marco, Fisto Antonio e Saviello Giovanni. Tutti e tre, tutti e tre. Allora, Marco, Fisco è andato via, poi la ritiriamo dopo. Allora, chi sarà il primo? È quello che se n'è andato, benissimo. Allora, il terzo classificato nella categoria entry è Ventriglia Marco. Il campione regionale naturalmente di One Tuning è Coviello Giovanni. Bravo! Bruno Daniele, categoria soft, Nigro Mario e Ruotolo Gennaro. Faremo la foto. Allora, terzo classificato della categoria soft, Bruno Daniele. Avanti, avanti, tutti e due, forza. Non fare il chi sarà il vincitore? Va bene, dai. Allora, secondo classificato, Nigro Mario. Naturalmente il campione regionale One Tuning è Ruotolo Gennaro.
categoria un pochettino più piccante, no? Large. Bene, allora voglio qui Ugo Laus, Bruno Graziano e De Martino Doriana. Vediamo chi la sfonda tra tutti e tre. Il gigante. Allora, il terzo classificato della categoria hard è Ugo Laus. Secondo classificato della categoria hard. Yes! Bruno Graziano. Bravo! Graziano! Beh, stavolta l'ha spuntata una ragazza, una donna, no? Allora, la vincitrice del campionato regionale Waltoni Guard, chi è? De Martino Doriano. Bravo! Mamma mia, Giorgio Gennaro è ignorato. Umberto è dovuto partire prima, non c'è, lo ignoriamo. Allora manca Gennaro, la bravo, sta vicino, chiamalo. Vabbè, lo conosciamo. Gennaro? Sì, allora, vai vicino. Abbiamo detto che Umberto ignorato non c'è perché ha dovuto andare via. Allora, il terzo classificato della categoria Extreme è Basta Alessandro. Secondo classificato, non possiamo fare chi sarà, lo diciamo subito, è Dionna Gennaro, secondo classificato. Naturalmente Umberto Ignorato, primo classificato, è una Fiat Punto quella rossa. Okay. Gliela consegniamo dopo. Ora c'è la categoria No Limits, c'è un'unica macchina che ha partecipato, che è una Renault. Allora, la Renault 5, chiamiamolo Renault 5. Allora, l'unico classificato è Glaps Anita. Brava! Complimenti. Allora, andiamo sui premi speciali. A tu, Doriana De Martino. Non piange. Poi per quanto riguarda il gruppo ruota, aspetta che la bene, il gruppo ruota va a Claps Anita. Poi i migliori interni è ignorato Umberto, che non c'è. Allora, migliore illuminazione. Allora, migliore illuminazione, stavolta abbiamo scelto una cosa un po' particolare. Cioè, in che senso? Non è che uno ha 10.000 LED, ma anche uno ha anche tanti LED, però anche a livello scenografico, cioè la macchina deve essere anche bella da vedere. Cioè, posso avere 1.000 LED, posso illuminare la macchina e non mi dà una scenografia, magari quello che ha meno LED dà una scenografia maggiore, e noi abbiamo voluto premiare così. E abbiamo premiato, cioè ho premiato a Basta Alessandro. Ora siamo al club più lontano è il Most Wanted. Non c'è il calendario. Se non ci sono, sempre ignorato. E naturalmente poi c'è il club più numeroso. Allora il club, dimmi.
Allora, il club più numeroso purtroppo portano gli arancini, le maglie arancioni. E Phoenix Dooling Style! Antonio! Sì, di dove? Dobbiamo dire Foggia! Allora, poi abbiamo dei premi speciali. Di dove? Lo dobbiamo dire? Allora, sono di Foggia! Mentre, allora, facciamo dei premi speciali che dobbiamo dare. Un premio speciale a Piscopo Antonio con la minimoto. Non c'è? C'è? La portiamo domenica. Ok. Poi alle famose bellissime 3500 che sono Gerardo Antonio, Tiziano Nero e numero Luigi. Ce ne sono uno. Allora, dai il calendario. Sì. Calendario l'hai preso qui, ragazzi? La foto. Alessandro, hai preso il calendario? La foto, okay, perfetto. La foto, Michele. Allora, siamo raggiunti alla fine. Naturalmente vi voglio ringraziare di aver partecipato a questa finale e naturalmente vi aspetto alla finale nazionale di Roma. Grazie per l'attesa. Allora, iniziamo le premiazioni con l'SQL e poi andiamo avanti piano piano. Allora, con molta calma, Allora, primo posto, Mari Massimo, se ci sta ancora non lo so, mi sa che è già ritirato, ha ritirato Massimo, sì. Allora andiamo avanti, primo posto, Greco Donato con categoria AG. Ma lo so perché la guarda del corpo. Sono quali comunque. Donà, aspetta, no, questa è SQL, è di classe. Che ne fa, Donà, aspetta. Chiamiamo l'altro in categoria X, Claps Anita, giusto? Claps Anita. Primo posto. No, è di classe perché la SQL è un po' particolare. Allora, ecco qua. La foto. Aspetta Anita, vuoi fare la foto, sì? Va sulla. Sì. Sono partito dal primo, scusate, qua ho stanchezza esagerata. Allora, rimani qua Mario così facciamo la scala. Allora, secondo posto De Angelis Michele con 137 piatto di. E terzo posto Palumbo Giovanni con 112 sì. Dove sta? Palumbo Donato, ci sta? Non ci sta, andiamo avanti. Okay, grazie mille ragazzi. Passiamo al rombo benzina. Terzo posto della divinata. Secondo posto Coviello Giovanni con 118,2. Con la marmitta staccata. Primo posto Claps Anita con 121,1. Anita, tu vuoi prendere tutto? Sta qua, papà, spostami per favore. Spostati. Anita, ti dice sempre la foto di Rubì. Insieme a Giovanni. Grazie mille, sport. Giusto? Devi andare sul sito e fare qualcosa di particolare oppure basta cliccare telesport sul sito internet. Con le foto. E appare tutto. Ok, quindi chi vuole vedere la giornata di oggi sul video, sul web, devi andare sul telesport. Ok? Quindi, qua possiamo fare le categorie delle porte, giusto? Allora, iniziamo la categoria delle porte, la 2 Mover, terzo posto, Principe Ciro. 126,3. Ciro!
Posto Caserta Giuseppe. Giusto? Sì, Caserta Giuseppe con 131 c... No, aspetta, questo lo fatto pure. Secondo posto La Porta Antonio con 130 in numero. Già si era spaventato Giuseppe. Caserta Giuseppe con 131 e 5. Non deve andare perché ci sta pure il premio come campione regionale. Perfetto, sì, la foto tutte e tre insieme. Allora passiamo alla categoria 4 Ufer. Terzo posto Russo Michele con 134,8. Ciao Michele! Secondo posto già ritirato da Giuliano Gianni. Quindi rimane solo il primo posto, c'è cioè anche il campione regionale, Bartone Fernando, e ha superato anche il campione regionale, ha fatto tutte e tre le presenzioni. Comunque dopo c'è pure la premiazione per i campioni regionali, non è andata via. Categoria 6 Ufer. Terzo posto, scusate, dovete fare appunto tutti e tre insieme. Maurizio con 133,4. Allora, secondo posto con 136 Celotti Vincenzo. Vai Mauri! Allora, terzo posto con 138 Stante Giuseppe. 138,3, scusate, Stante Giuseppe. Ha risposto di tavolo. Allora, secondo posto, Carrieri Cristian con 138,7. Allora, primo posto, Michele. Del Prete Andrea con 144,1, il record regionale. Foto tutti e tre insieme. Allora, inizia a prendere qua. Allora, categoria non limit. Primo posto. No, passiamo, partiamo dal terzo, ovviamente. Allora, terzo posto, Calabrese Nicola con 132,9. Poi ripartono prima, mi dico però. Parole sacce, hai visto, dico che... Secondo posto, Saldutto Antonio con 136,4. E anche campione regionale, sì. Campione regionale! Cambia installatore! Sì, per forza cambia installatore! Primo posto,
regionale Colangelo Leonardo, con Fiat Parma. Foto? Nonostante la sua età ha fatto andare la Roma. Poi un grazie di cuore a tutti i ragazzi del mio team, perché oggi eravamo in 21 i più numerosi. E poi, come ogni anno, il premio il membro dell'anno, e quest'anno il premio va Alessandro Falcone come member of the year, of Inizio Power Team, ragazzi. Vai Alessandro! Alessà, il sogno della tua vita, una bambola gonfiabile! Quello è mio! E qua passa le 4 centimetri, anche ti metti tu. Allora papà, spostatevi. Allora, categoria New Entry 1. Secondo posto, Cardinone Filippo con 139,2. Ci sta, Filippo? No, decidi tu, Ferdinando. Allora vieni da qua, ti fai una foto. A posto di Filippo. Lo fare io? Sì, falla tu. Primo posto. Già, no, aspetta, vieni da qua, allora alla fine passi da qua, sennò mi vanno tutti sulla testa. Antonio! Terzo posto del Prato Domenico con 145,1. Rosato Roberto con 146,1. Rosato Roberto, ci sta? Sì, è arrivato. E anche campione regionale Brunetti Michele con 148,3. È il record regionale. Con 151,6. No, questa è quella della gara di oggi. Secondo posto del prete Giovanni, già ritirato e andato via. E primo posto con 153,4 Carrieri Cristian, con record regionale e campione regionale. Aspetta, Cristian, avete fatto tutti e tre insieme. Dove stanno Maurizio? E Giovanni via presso il 2. Terzo posto di nuovo Daniele con 144,7. Daniele! Vincelo, con 146,5. Dove sta? Mi provo che sta anche il te. La coppa! Posto Roberto Alessandro con 148,9. Vai! Dai Ale! È bellissima! Siamo alla categoria Pressure Max con il terzo posto Russo Michele con 144 dB. Russo Michele, ci sta? Vai Michele, forza e coraggio. Posto Bucicchio Lorenzo con 152,5. Vai Lorenzo! Vai Lorenzo! Questo Falcone Alessandro con 153,3. Over Pressure, secondo posto con Marino.
Marinaccio Giuseppe con 149,5. Lorenzo Celozzi con 154, scusate, ho visto una cosa, 158,1. Bravo Celozzi! È il record regionale. Adesso passiamo alla categoria Power 1. Terzo posto Boccone Emanuele con 146,6. Emanuele, dai. Emanuele, sta arrivando, sta arrivando. Un applauso, ci vuole un po' di sforzo come le ultime due categorie. Sì, aspetta Emanuele, sì, Cristian con 150, chi è? Un secondo, chi è? Daniele Emanuele. Rosato Roberto con 147,6, secondo posto. Scusami Roberto, non mi già saltato. Primo posto, Carrieri Cristian con 151,6, il record regionale. Secondo posto, Alessandro Falcone con 148,7. Bravo! È quella? Primo posto Emanuele Mecca con 149,6. Emanuele, ci sta? Power 3, secondo posto Marinaccio Giuseppe con 149,4. Primo posto Vincenzo Celozzi con 154,2. Record regionale. Doppio, sì. Ci sta il campione regionale di SPL e il campione regionale delle coppe. Quindi mio figlio Antonio, il più numeroso di questa giornata, e Martino Presenter che sto dando a mio figlio, insomma. Consegno a mio figlio. Bravo! Bella foto! Guarda l'Antonio! Guardami! A posto! È tua questa! Hai visto? Che indubbiamente è stato fatto da Vincenzo Celozzi con 158,1. Ci sta? O se n'è andato Vincenzo? Sì. Ci sta? Ok Vincenzo, vado a dormire. No? Questi sono premi speciali della giornata, quindi no. Andiamo alla bottiglia che vengono seguendo. L'attesa era per questo, no? Claudio, butta la allora a terra. Il club più lontano tagliamo questo qua. Il club più lontano va allo special car di Picaro Carmine, è tutto in pino. Emanuele, vieni. Il team migliore dell'anno che ha raggiunto più punti in tutto l'anno della manifestazione One Bus è il team Cascaraudo. Miglior team dell'anno è il Phoenix di Saldutto Antonio, Michele, tutti i ragazzi di questo team possono venire qua. Consegno ad Antonio perché comunque sta parlando di SPL, per rispetto. Fate qua, ragazzi, venite più qua che vi fate la foto. My Face Center che ha raggiunto più punteggi dell'anno. Quindi, di fila il piccolo, dove sta? Cristian, ragazzi, venite tutto quando qua. Ciao. Quelli che stanno, ma non lo so. Dai, voglio. Dai, ti trovo. Potete venire.
c'è spazio di Napoli. La di quest'anno è Lombardia un po' la... Max. E la pressure Max Falcone Alessandro con la piatta piano. Bandino regionale. Siamo per pressure campione regionale, ritira per Giuseppe Marinaccio, Antonio Saldutto. Con questa abbiamo finito i campioni regionali, adesso passiamo alle categorie delle porte e campioni regionali. E la Power? Ho saltato la Power, chi era? No, la Power non gira per il campione regionale. Campione regionale Colucci Carmelo. Waffer, ok. Categoria 8 Waffer Carrieri Cristian. Campione regionale Saldutto Antonio. Cine esportazione. Leggiamo solo questa situazione delle Mennonna. Campione regionale. Power 2 Falcone Alessandro, mi stavo dimenticando, potete venire a casa, questa qua, questa è la sua, vabbè, sì, è la doppia. E poi Power 3 campione regionale in categoria Power 3 è il Saldutto Antonio, sempre accompagnato da Marinaccio Giuseppe. Fuori dal palo! Fuori! Credo di aver finito con questo. No,